Gentili telespettatrici e telespettatori, ben ritrovati al Sasso nello Stagno. Oggi parleremo di agricoltura, un settore sociale ed economico che spesso è trascurato, è un po' messo da parte nei commenti e nelle riflessioni che ogni giorno sentiamo fare a vari livelli. Eppure si tratta di un comparto fondamentale per il nostro paese in termini occupazionali, di apporto alla nostra economia, pensate alle eccellenze agroalimentari che fanno grande il Made in Italy in Italia, ma anche ad esempio per la tutela e la conservazione dell'ambiente. Ecco, oggi vogliamo tentare di capire come il mondo agricolo ha affrontato e sta affrontando le grandi emergenze di questi anni. Prima la pandemia, poi la siccità e adesso questa crisi devastante energetica. E ci aiuterà in questa analisi la nostra ospite che è Sara Baudo, che ringrazio per aver accettato il Grazie a nostro voi, invito. Ecco, Sara grazie. Baudo dal dicembre del 2016 è presidente di Coldiretti Novara e VCO. Coldiretti non si è divisa come le province, è rimasta unita su tutte e due le province. È nata a Verbania, è laureata in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali all'Università Cattolica di Milano e conduce un'azienda zootecnica a Oleggio. La prima domanda che mi verrebbe da fare è che cosa ci faccia una laureata in scienze politiche e relazioni internazionali in un'azienda zootecnica? Innanzitutto è di proprietà, quindi diciamo che quando studiavo a Milano ho scoperto di non amare troppo la città, quindi quando arrivavo il venerdì e finivo di studiare scappavo a casa, quindi quando arrivavo a casa e incominciavo a vedere questi campi e i boschi incominciavo a respirare, quindi ho detto forse non fa per me ed effettivamente ho fatto credo la scelta giusta, anche se credo sia fondamentale studiare anche per fare gli agricoltori perché non è più come gli anni, per esempio, della generazione di mio nonno che insomma facevano tutti gli agricoltori. Ognuno di noi ha un parente a casa che fa o ha avuto gli animali, eccetera. Quindi ho scoperto l'amore per la campagna e sono rimasta a E casa. soprattutto non le piaceva la grande città. Non mi piaceva la grande città. Ecco, ricordo che la Coldiretti, con 1,5 milioni di associati, è la principale organizzazione di imprenditori agricoli a livello nazionale ed europeo. Ed è stata fondata nel 1944 da un novarese, Paolo Bonomi, che era originario di Romentino, Esatto. e poi è rimasto parlamentare della Democrazia Cristiana per 40 anni, per più di 30 anni. Ecco. Presidente, ecco, nei nostri territori, quando parliamo di temi economici, glielo dico sinceramente, parliamo soprattutto di industria e turismo, turismo in particolare nel Certo. VCO. Ecco, che peso ha invece sul piano economico e occupazionale l'agricoltura nel Novarese e nel VCO? Beh, ha un ruolo fondamentale. Io ricordo che sempre che l'agricoltura è un settore primario e quindi deve tornare ad essere tale. Come diceva lei nell'introduzione, l'agricoltura ha un ruolo fondamentale anche per la tutela del territorio. Basta provare a pensare magari a tutti quei territori che, per esempio, in montagna non vengono o coltivati o lasciati all'abbandono. Cosa sarebbe senza l'agricoltura? È un settore trainante per tutta l'economia, non solo piemontese ma anche nazionale, perché ricordo che il settore agricoltura è uno di quei settori che non si è mai fermato neanche durante l'anno del E ne Covid, parleremo di questo, quindi eh? è veramente fondamentale anche poi il ritorno dei giovani, l'occupazione delle donne, Donne, sì. quindi veramente è importante come Ecco, settore. però immagino, giustamente avete tenuto insieme Novara e VCO, però immagino che l'agricoltura del novarese e quella del VCO sia diversa, perché sono diverse dal punto di vista proprio orografico e geografico le due realtà. Penso alle risaie del novarese Il e penso cosiddetto alle mare a montagne. quadretti. Certo. E penso alla montagna del VCO. Ecco, mi spieghi un po' appunto quali sono le caratteristiche, le produzioni più caratteristiche del Novarese e qual è l'agricoltura invece nel VCO? Beh, diciamo che ovviamente le due province si sviluppano in lunghezza, quindi noi abbiamo la parte bassa novarese, come dicevamo prima, che è il cosiddetto mare a quadretti, quindi è rappresentata soprattutto dal settore risicolo. Spostandoci poi verso magari la zona di Borgomanero o di Oleggio, da dove io arrivo, incomincia poi tutta la fascia della zootecnia, Mia. quindi zootecnia da latte con la produzione del gorgonzola, Certo, riconosciuto in tutto il mondo, mondo, certo. la zootecnia da carne, quindi con le piemontesi. Abbiamo poi le colline del Novarese con dei Vini, vini eccezionali geniali, che vengono certo. esportati in tutto il mondo, soprattutto nel nord Europa. Abbiamo scoperto di essere dei grandi bevitori del nostro vino. Abbiamo una delle aziende di api più grosse in Europa e quindi anche il settore dell'apicoltura si sta veramente sviluppando ed è un settore che ovviamente troviamo anche nel VCO perché molti portano
poi le arnie qua certo, durante perché qui abbiamo una fioritura straordinaria. L'altro giorno ero al Devero, il classico miele del rododendro. Esatto, esatto. E poi ovviamente ci spostiamo verso la montagna e il lago, ricordiamoci che il Lago Maggiore fino a qualche anno fa, purtroppo adesso si è un po' perso, era fiore all'occhiello della floricoltura italiana. C'era una produzione di florovivaismo che era importantissima, adesso purtroppo si è un po' persa. Eravamo l'altro polo insieme alla Liguria, no? Mi immagino. Esattamente, certo. Esattamente. Adesso si è un po' persa perché effettivamente i costi sono esplosi negli ultimi anni, quindi molti hanno deciso di cambiare, magari fare manutenzione del verde, che è molto esatto. Più semplice. Per poi arrivare ovviamente ai prodotti di eccellenza della montagna, come per esempio il Bettelmatt. Che è delle nostre zone, quindi... E tanti altri formaggi, perché l'Ossola è ricca di formaggi, la VCO, ecco. Assolutamente sì, poi adesso si stanno anche cominciando a produrre diversi tipi di formaggi, provare a metterli nel fieno, nel mosto d'uva, insomma, la lavorazione c'è sempre e quindi abbiamo... Sta finalmente arrivando anche del buon vino. Sta arrivando anche del buon vino... In particolare nell'Ossola, no? Esatto, dell'Ossola e anche ho scoperto tutta la zona montana, che uno dice in montagna il vino invece no. Non si fa, e invece veramente sta facendo dei prodotti ottimi come la nostra vicina Val d'Aosta, certo. Che veramente stanno crescendo delle aziende vitivinicole veramente certo importanti. Certo che se torniamo indietro di qualche anno, io mi ricordo gli alpeggi ossolani pieni di mucche, oggi... Sono sempre di meno, no? Queste mucche che vanno in alpeggio, ci sono ancora, ma non sono più quelle, no? Sembravano delle ondate di una volta. È vero, era diciamo un evento sì. Poi quando vedevi passare esatto. Per le strade delle città, le mandrie. Adesso vedo diciamo in misura maggiore pecore e capre rispetto alle mucche. È vero, sì, è vero, perché effettivamente poi magari è anche più semplice, sì, più... Esatto. Comunque abbiamo visto che l'agricoltura si declina in maniera diversa, ma da Novara fino al Monte Rosa, no? Assolutamente, copriamo tutto il territorio con quasi praticamente tutti i prodotti, ci manca veramente poco. Forse la frutta che non è proprio tipica, più magari verso Vercelli Biella dove ci sono aziende più... Lei sta parlando di Vercelli Biella? Sì. Allora, la Camera di Commercio si è unificata a quadrante, l'Unione Industriale è rimasta fuori solo VCO, si è riunita a mezzo quadrante. Il sindacato, la Confartigianato, forse un domani anche col Diretti? Beh, già come direttore abbiamo un solo direttore che fa da quadrante, abbiamo due presidenti ma direttore uguale. Io credo che comunque... Ma anche perché sono abbastanza simili, non Novara è più vicina a Vercelli e la Valsesia è più vicina alla VCO, come dire. Diciamo, no? Che Novara è un po' la fotocopia di Vercelli e Biella è la fotocopia del VCO. Non precopiamo come conformità tempi, assolutamente. Veniamo al Covid. Ho letto in un studio recente che il settore agricolo si è dimostrato più resiliente, cioè resistente, diciamo, degli altri settori economici agli effetti della pandemia, e soltanto un'azienda su cinque ha avuto delle conseguenze pesanti. È vero? E perché? È assolutamente vero, innanzitutto perché se si fosse fermato anche il settore agroalimentare, la gente che poteva uscire solo per andare a fare la spesa non avrebbe trovato niente sui banchi frigo. Certo. Quindi il latte, il latte non ci sarebbe. Ma tutto il resto, anche la pasta, perché il frumento è certo. Esattamente. È vero anche che poi quel periodo ha dovuto anche far sì che le aziende si reinventassero. Io per esempio ricordo gli agriturismi che all'inizio erano veramente in crisi perché la gente non poteva più uscire, si sono reinventati, quindi hanno cominciato magari a fare dei prodotti, dei piatti pronti, li portavano direttamente a casa. Certo. Le botteghe di Campagna Amica accettavano la spesa online e gliela portavano direttamente a casa. Certo. Quindi hanno dovuto avere veramente la capacità di reinventarsi e l'hanno fatto con un successo che molte stanno portando avanti ancora adesso. Poi una parte dell'attività agricola si svolge all'aperto, quindi non al chiuso dove c'erano più vincoli, no? All'aperto si poteva... Con prudenza si poteva tranquillamente muoversi. No? Assolutamente sì, assolutamente sì. Avevamo anche le fattorie didattiche che portavano anche i bambini nelle nostre aziende. Quindi, insomma, appena abbiamo potuto aprire, abbiamo aperto perché effettivamente dov'è che si respira l'aria più buona se non in campagna? Quindi, Certo, o nelle nostre montagne. Devo fare comunque un po' di promozione. Assolutamente sì, assolutamente sì. Io sono diventata un amante della montagna. Di solito da giovani si ama più il mare, ma... Veramente la montagna, veramente... Benissimo. Senta, come se non bastasse il Covid, quest'anno ci è toccata anche la siccità. Ecco, la siccità che credo per il mondo agricolo sia stata particolarmente drammatica. Ecco, quanto ha impattato la siccità sulle attività agricole del Novarese e del VCO?
Purtroppo ho impattato tantissimo perché è stato un lungo periodo di siccità, una siccità che è incominciata già nel dicembre dell'anno scorso, quindi ci ricordavamo una pioggia consistente l'ultima volta era intorno a dicembre, poi ci aspettavamo una primavera piovosa che non c'è stata e quindi anche per esempio le aziende zootecniche che devono fare il cosiddetto magengo, quindi il fieno di primo taglio, si sono trovati a fare un magengo, ma i capannoni sono praticamente mezzi vuoti perché ce n'era proprio poco. E la differenza sostanziale tra quest'anno e gli altri anni, per esempio il 2003-2004, che anche lì ha fatto molto caldo, ma non è stato così lungo come quest'anno, con l'assenza di piogge così prolungate. Purtroppo io ricordo sempre questo dato perché credo sia fondamentale: di tutta l'acqua che scende durante l'anno in Italia, purtroppo solo l'11% riusciamo a trattenerla, il resto purtroppo viene perso. Quindi l'obiettivo credo fondamentale sia quello di costruire piccoli invasi. Io non sto parlando di dighe o di grossi progetti che avrebbero veramente dei costi esorbitanti e dei lunghi anni di lavoro, ma veramente dei piccoli laghetti, dei piccoli bacini che possono essere utilizzati nel periodo del bisogno. Non sono io a doverlo dire, ma si vede già benissimo, non siamo più abituati a lunghi periodi di pioggia, ma siamo abituati a lunghi periodi in cui non piove per poi avere di queste vere e proprie bombe d'acqua che magari distruggono anche, come si è visto, ponti, frane, esondazione dei fiumi, quindi insomma. E poi quando c'è la siccità scatta la guerra dei poveri. Noi abbiamo il caso del Lago Maggiore, no? Dove dice no, tenetecelo su perché serve per il turismo, ma giù serve per l'agricoltura. Assolutamente, e quindi diventa sì. sempre più difficile. Immagino ad esempio l'impatto di una siccità su una produzione come il riso. Purtroppo la provincia per esempio di Novara si è divisa nettamente in due parti. Noi abbiamo la parte novarese che va sul Vercellese che tra virgolette si è salvata. Ma la parte invece di Cerano, Romentino, Trecate ha veramente subito dei danni che sono anche superiori al 90%, con campi veramente bruciati. Tu passavi e vedevi questi campi neri e quindi anche lì entriamo a raccogliere o no, perché alla fine non hanno prodotto veramente niente. Quindi io mi ricordo da marzo abbiamo cominciato ad avere delle riunioni e poi abbiamo visto gli agricoltori veramente quasi disperati. Perché comunque l'investimento c'è stato ed è stato anche molto alto e portare a casa niente è veramente difficile. E siccome non ci facciamo mancare niente, abbiamo detto il Covid, la siccità e ci voleva pure la guerra. La guerra che sta impattando, in parte responsabilità della guerra, in parte responsabilità anche di politiche miopi del passato, sta impattando soprattutto sul tema del rincaro dei costi energetici. Però per quanto riguarda l'agricoltura mi pare che siano rincarati anche i concimi, i fertilizzanti. Ecco, qual è la situazione in questo momento, come il mondo agricolo sta pagando e subendo questo impatto energetico? Allora, purtroppo ci sono una serie di fattori, come diceva appunto, arriviamo da un periodo non facile, fossimo arrivati da un periodo in cui avevamo le spalle un po' più coperte, avremmo potuto reagire. Purtroppo quest'anno, come diceva lei, le bollette stanno schizzando alle stelle. È vero che col PNRR ci sono stati stanziati dei soldi per i parchi agrisolari da mettere sui tetti. Io ricordo sempre che Coldiretti ha fatto firmare una petizione per cui è essenziale che questi pannelli solari vengano messi, ma vengano messi sui tetti. Perché sennò si brucia del terreno agricolo. Assolutamente sì. Già dobbiamo combattere con la CO2. Ho visto delle cose in Sicilia, in Spagna poi... No? Distese di... Già dobbiamo combattere con la cementificazione, l'utilizzo del suolo, nuove abitazioni, nuove strade, ok. Ma abbiamo i tetti delle stalle, dei capannoni, che magari hanno anche l'Eternit che deve essere sostituito. Utilizziamo quello, mettiamoli lì. E quindi c'è aperto tuttora questo bando da 1.200.000.000 di euro, che però sono pochi, perché su tutta Italia c'è il problema della siccità e quindi ci sono... Forse siamo già quasi a 5.800 domande, si chiuderà a fine mese, quindi è essenziale che le aziende incomincino veramente a programmare questi investimenti, che sono investimenti alti, è vero, ma che devono essere fatti, perché passare delle bollette, da pagare da una bolletta, io parlavo con un agricoltore, mi faceva l'esempio che lui pagava 4.000 euro circa fino a 5 mesi fa, gli è arrivata adesso la bolletta da 14.000 euro. Sentiamo tutti i giorni di queste storie. Gli impianti sportivi, le industrie, tutti i settori. E purtroppo poi questi rincari che vanno sugli agricoltori vengono poi riversati ovviamente sul consumatore. Certo, assolutamente.
che magari poi spinge a comprare dei prodotti che magari non sono così eccellenti, esatto. ma magari prodotti di sottocosto che da dove arrivano paga la qualità, nelle conseguenze le paga la qualità e quindi anche, come dire, la sicurezza alimentare, no? Perché... Ed è un peccato perché negli ultimi anni invece il consumatore era molto cambiato. Si era educato molto, voleva capire, voleva leggere l'etichetta perché troppo spesso non si leggevano, invece... Era veramente cambiato, quindi io spero che questo trend non si modifichi a discapito poi veramente della qualità del prodotto. Sai, un po' quello che è successo nel periodo del Covid, ai negozi, no? La gente si è abituata a comprare via internet e adesso fa fatica a tornare in negozio perché trova... E quindi cioè, questi cambi, culturali, poi sono poi difficili da ripristinare. Quindi... Noi cerchiamo con i nostri mercati di Campagna Amica, stiamo facendo eventi sia sul VCO che sul Novarese per avvicinarci al consumatore, perché proprio abbiamo notato che vuole parlare col produttore, magari anche dei consigli, capire come cucinarlo, quindi speriamo che sia un trend che continui così. Ecco. Speriamolo davvero. Senta, siccome, ti ripeto, abbiamo detto Covid, siccità, guerra, ci sono anche i cinghiali, che sono per le nostre zone, sono come le cavallette ai tempi di Mosè in Egitto. È vero. Io, come è devastante. È devastante. Ho letto numeri spaventosi. Io sono presidente, come diceva lei, dal 2016 ed è dal 2016 che continuo ad avere incontri in provincia, in regione, insieme al nostro presidente regionale, per cercare di trovare una soluzione. In più al problema della fauna selvatica si è aggiunta anche il problema della peste suina. Che è vero che non è nelle nostre province, ma è nella provincia vicina, nella provincia di Alessandria. Certo. Ci vuole un attimo, perché questi cinghiali hanno una movimentazione, veramente si muovono anche di chilometri durante il giorno, quindi ci vuole veramente poco. E poi sono prolifici in una maniera... Riescono a fare anche 2 o 3 volte all'anno, quindi è veramente un problema. Come obiettivo la Regione Piemonte si era posta quello di abbattere circa 50.000 cinghiali, perché quello che chiediamo noi non è... La scomparsa, perché sarebbe impensabile, certo. Ma quantomeno una convivenza civile. Quindi un abbattimento di 50.000 cinghiali, mi sono arrivati per esempio i dati di ieri, che solo in Piemonte siamo su 7.000, che è ben lontano da quello che è l'obiettivo. E ricordiamoci che siamo alle porte della stagione invernale, che è il periodo in cui si dovrebbe fare molto di più, quindi c'è poca vegetazione, non ci sono le produzioni nei campi, quindi potrebbe essere fatto di più. È un fenomeno secondo me sottovalutato che ha tanti aspetti, appunto i danni all'agricoltura, ma penso ai nostri terrazzamenti, i cinghiali li stanno devastando, già sono abbandonati di sé, stanno devastando, per cui crolla tutto, gli incidenti stradali, cioè noi non possiamo più permetterci. Qui bisogna fare anche un ragionamento, un conto sono i caprioli, i cervi che sono autoctoni, diciamocelo francamente, il cinghiale è stato in alcuni periodi importato e ha devastato. È difficile trovare dei cinghiali che siano veramente cinghiali, non degli incroci con dei suini, perché gli esemplari che ci sono in giro. Quindi voi chiedete, state sollecitando un piano di abbattimento razionale, ragionevole. E la modifica della legge sulla caccia, che è veramente vecchia, si rifà ai primi degli anni 90, quindi abbiamo bisogno che ci sia più gente che vada a caccia. Lei lo sa che dicendo così scatenerà le polemiche. Lo so, però è fondamentale, perché ci vuole una convivenza, come dicevo prima, non abbiamo bisogno che vengano debellati del tutto, perché sarebbe impensabile, ma quantomeno una convivenza civile, ci sono sempre stati. Certo, ma non in questa quantità. Che tra l'altro danneggia anche se stessa, la qualità stessa loro, no? Come anche l'eccesso di cervi e di caprioli, alla fine danneggia la salute loro, perché un minimo di selezione la natura la faceva una volta, oggi non lo fa più. Quindi so che è un discorso delicatissimo da fare per chi ama e difende gli animali, che merita tutto il nostro rispetto, ma non bisogna usare in questi temi il cuore ma la testa, no? Certo. Va bene, abbiamo fatto un discorso filosofico. Senta, Eurostat ci rivela che solo l'11% delle aziende agricole europee è gestito da giovani, chiamiamo giovani al di sotto dei 40 anni. Mm-hmm. Qual è la situazione nelle nostre province? Ci sono giovani che gestiscono aziende in un buon numero? Ci sono giovani e diciamo che la percentuale sia sul Novarese che sul VCO è praticamente quella. C'è un ricambio generazionale, siamo negli anni del ricambio, quindi molti giovani o tornano a fare quello che facevano i nonni o subentrano nell'azienda, per esempio, dei genitori. L'esempio lampante siamo io e mio fratello, siamo entrati 2 anni fa nell'azienda, siamo al di sotto dei 40 anni, quindi questo cambiamento c'è. C'è da dire che alcune aziende magari piccole stanno chiudendo, ma ci sono per esempio la nascita di cooperative, poi
Noi come Coldiretti puntiamo tantissimo sui giovani, come lo sta facendo l'Unione Europea con la Next Generation EU. Certo. Infatti tutti gli anni noi promuoviamo questo Oscar Green, che è questo evento che dà dei premi e quindi visibilità anche ai giovani che hanno magari idee innovative. Certo. Lo facciamo tutti gli anni, sono state premiate anche due aziende del Novarese e del Verbano, oltretutto una è andata anche alla semifinale a Roma, a Nazionale. Quindi puntiamo sui giovani perché non solo riscoprano magari tecniche nuove o portino magari cose nuove all'agricoltura, ma che ritornino anche al passato, perché certo, è fondamentale, non ci sarebbe futuro se non ci fosse il passato. Certo. Ma io vedo nel settore, ad esempio, dell'agriturismo ci sono molti giovani. È vero, assolutamente, no? Magari sì, hanno preso l'azienda avviata dal papà, però l'hanno trasformata. Esatto. No? Per cui accanto all'agriturismo c'è la degustazione dei prodotti tipici, no? Assolutamente sì. Che è un modo, uno magari non vuole andare all'agriturismo, ma va alla degustazione, acquista i prodotti. O li segue sui social. Basta vedere anche ricette, nuove. Certo. Insomma. Senta, un altro tema interessante, tanto più vista la sua presenza, è la presenza delle donne ai vertici delle aziende agricole. Com'è? Anche le donne stanno tornando. Era un mondo un po' maschile l'agricoltura, perché comunque si pensava fosse un lavoro, è vero, è faticoso. Certo. Come lavoro è faticoso, però, infatti lo devi amare. Però le donne stanno tornando e tante aziende sono a conduzione femminile. Noi abbiamo per esempio una proprietaria di un agriturismo che è diventata un agri-chef e che quindi va in giro anche per esempio nelle scuole a fare educazione alimentare, perché è importante partire dai bambini. Noi con le donne avevamo fatto questo progetto ed era andato benissimo, sia le maestre che i genitori che i bambini avevano molto apprezzato. Anche semplicemente il fatto di fargli capire la differenza delle mele, perché quando si diceva negli altri anni che i bambini non sanno per esempio il pollo, sì, loro pensano che il pollo sia quello confezionato che trovi al supermercato. Certo. Perché effettivamente è così, in realtà tu gli fai vedere come nasce, come cresce, o la differenza delle mele. Certo. Tutti pensano che la mela sia quella rossa, in realtà ce ne sono tanti tipi, vedere come nasce una piantina. Beh, se uno va al supermercato ce n'è una infinità. Ne vede di tutti i tipi. E uno vorrebbe capire qual è la differenza, no? Qual è la differenza? La differenza per come nasce, per come è coltivato, dove è nato. E no? La stagionalità dei prodotti, della frutta e della verdura. Esatto. Perché insomma, quando vediamo magari della gente che sì, viene ai nostri mercati in campagna amica e ci chiede per esempio le banane. Le banane. Cerchiamo di spiegargli che insomma non è un prodotto tipico del Novarese e soprattutto non è stagione, quindi noi cerchiamo di spiegare certo, anche quello, perché è fondamentale e dà una mano anche quello che è il cambiamento climatico. Certo. Senta, abbiamo parlato di tanti problemi, però recentemente ho letto un comunicato stampa dell'ufficio stampa appunto di Coldiretti, che tra l'altro è un ufficio stampa di una grande efficienza, e dà una notizia invece positiva. Dice che nel mese di settembre scorso circa 1 milione di italiani hanno scelto di fare la loro vacanza, il loro weekend, la loro vacanza, negli agriturismi. Ecco, è un dato che è riscontrabile, dico subito che quest'anno nel VCO il turismo è andato alla grande, il turismo alberghiero è andato alla grande. Certo. Adesso purtroppo hanno anche loro il problema delle bollette, ma la stagione è stata buona. È stata una buona stagione anche da quello che risulta lei negli agriturismi del Novarese e del VCO? Assolutamente sì, come ci dicevamo prima, probabilmente la gente nei weekend vuole scappare dalla città e fare nuove esperienze, perché comunque negli agriturismi mangi bene, ti riposi e fai delle cose che magari non faresti mai. Certo. La gita a cavallo, capire come viene per esempio colta l'uva, certo, fare i formaggi, fattorie didattiche come dicevo prima, non soltanto per i piccoli ma anche per i grandi, perché è fondamentale che anche i grandi e gli adulti lo capisca. Pensiamo ad alcune location di agriturismo, un agriturismo Aldevero o al Veglia o in queste, quando no, ti svegli al mattino o a Macugnaga, ai piedi del Rosa, lì oltre al prodotto hai il panorama, no? Assolutamente che sì. Non ha prezzi. Ti svegli al mattino insomma e vedi quel panorama lì, insomma, voglio dire, è veramente. Senta, siamo quasi alla fine. Lei non si è mai pentita di aver preso una laurea in scienze politiche e relazioni internazionali, magari andare a fare l'ambasciatrice nel mondo, e di essere invece tornata all'origine? Ci sono delle volte in cui mi pento, ma perché magari ci sono un po' faide familiari, ma come in tutte le famiglie, in tutti i lavori. Però veramente alla fine poi penso che faccio il lavoro migliore del mondo, perché ho a che fare con gli animali, sono a casa mia, gestisco io il mio tempo e quindi
No, non mi sono mai pentita, anzi amo questo lavoro. E quindi lo consiglierebbe ai giovani? Assolutamente sì, ritornate al mondo dell'agricoltura perché è veramente fondamentale e dà degli sbocchi veramente importanti. Ecco, ma per tornare in agricoltura ci vogliono delle risorse economiche importanti? Diciamo che i giovani vengono aiutati molto, adesso stanno aprendo i bandi PSR per l'insediamento dei giovani, per l'ammodernamento delle aziende, quindi... Perfetto. Quindi la Regione Piemonte ci dà una mano e anche l'Unione Europea ci dà una mano. Il tempo a nostra disposizione purtroppo è finito, perché io avrei chiacchierato con lei ancora a lungo. E ringrazio la Presidente di Coldiretti Novare VCO, Sara Grazie Baudo, per la sua cortesia. Spero che ci rivedremo anche in altre circostanze. Sì. Le faccio i migliori auguri di buon lavoro. Grazie, grazie mille. Un grazie a tutti voi che ci avete seguito ancora una volta. L'appuntamento, come sempre, è alla prossima settimana qui al Sasso nello Stagno. Arrivederci. We'll be right back.